Alessandro Amoroso, ciao, sono io. Sì, sono io. Ciao Tony, il lunedì mattina insieme a voi. E normalmente con noi c'è la nostra Maria Regina De Dominicis, che oggi è purtroppo impegnata in altro. Normalmente c'è la nostra Elisabetta Bagli, in diretta da Madrid, altrettanto, ma c'è lui, il nostro Fabio, live da Pinerolo. Un appuntamento da non perdere. Sempre su ICN Radio. E allora, siamo pronti per questa prima diretta del 2023, subito dopo questa ICN Radio New York. ICN Radio New York. La voce più bella d'Italia. C'è una radio da ascoltare, basta accenderla. Basta accenderla per sentir parlare la lingua del cuore. ICN Radio. Ogni giorno ICN è il tuo filo diretto con l'Italia. News, curiosità, musica, eventi, sport. ICN, la radio che parla italiano agli italiani. Ogni giorno, 24 ore al giorno. Dacci anche tu una mano a diventare più grandi. Abbonati. Chiama subito il numero 718. Questa è Radio ICN, questa è l'Italia in diretta da New York. E allora andiamo a Pinerolo per il primo appuntamento del 2023, che vedo già in studio, prontissimo a festeggiare il nuovo anno, il nostro Fabio! Buon anno! Buongiorno Anthony, buon anno, buon 2023 a tutti voi che ci ascoltate su ICN Radio. Ciao Anthony! Come va? Tutto bene? Abbiamo iniziato bene quest'anno, no? Abbiamo iniziato bene, sì, tutto a posto, abbiamo festeggiato, iniziamo l'anno nuovo e avanti. Cosa hai fatto di particolare? Se hai fatto qualche... oppure no. Niente, nella norma, tutto normale, proprio niente. Nella norma, è stato un capodanno tranquillo, insomma, abbiamo festeggiato qui in Piazza Pinerolo, qualche fuoco d'artificio, abbiamo brindato e poi sono tornato a letto. Nulla di particolare, insomma. Bene, quindi ha voluto iniziare l'anno nella norma, così sarà un anno normale, no? Per questo motivo. Speriamo. Perché se incominciava a esagerare dal primo giorno, sarebbe stato un anno esagerato, poi, no? Esatto, noi partiamo con calma, poi carburiamo a metà anno, arriviamo poi alla fine dell'anno belli carichi. Strada facendo, ci ascoltiamo Baglione tutto l'anno e ogni giorno cambia, vero? Ok, esatto. Allora, il clima come va? Anche noi abbiamo un ottimo clima, quindi anche da noi sembra solo che non fa freddo, cioè non fa freddissimo, quindi insomma rispetto alla stagione in cui siamo, insomma, si sta ancora decentemente. Vediamo anche se c'è qualche sorpresa fra qualche giorno. Le sorprese arriveranno prima o poi, basta che non sono troppo esagerate, poi ci possono pure stare. È bello vederti, siamo qui per iniziare naturalmente il 2023 con i vari appuntamenti che facciamo il lunedì con il nostro Fabio da Pinerolo. E quindi grazie che ci sei, che ne fai parte, per tutto quello che fai e soprattutto per come lo fai, con chi lo fai, questo lo sai te. Quindi qualche cosa sappiamo pure noi, però non vogliamo sapere più di tanto, va bene? Ok? Va bene, grazie a voi. Allora, oggi abbiamo invece insieme a noi ospite dal mondo del latinoamericano, un grande DJ, vocalist, insomma, adesso ne manca una che però vediamo
se arriva l'AI anche lei, insomma, una bravissima cantante. Davide Latino, ciao. Ciao Davide, non abbiamo audio. Non ti abbiamo sentito. Ciao. Buongiorno a tutti, mi sentite? Adesso sì. Ciao, ti sentiamo. Ciao, grazie di essere con noi. Buon 2023 anche a voi, a te. Grazie, grazie, grazie altrettanto a tutti quanti i radioascoltatori e ovviamente a voi due di questa diretta. Grazie mille. Da dove è collegato a Davide? Non ho sentito. Da quale città sei collegato te? Orbassano. E dov'è Orbassano? Per chi non lo sa, naturalmente. Vicino a Torino. Ah, quindi siamo a casa. Quindi sei vicino a Pinerolo, praticamente. Sì. Vai a piedi, vai a trovare Fabio, quando ti vuoi fare una passeggiata. Sì, in bicicletta. A lui viene in bicicletta, perché io non ci vado né in bicicletta né a piedi, non ce la faccio. Hai visto cosa ha detto? Questo non sta bene, non gliela faccio, dicono a Roma. Ce la devi fare! Hai capito? Allora, Davide, allora, grazie di essere qua con noi, speriamo insomma che l'AI riesca a raggiungere dal mondo della tiramere. Tu tra l'altro sei reduce delle serate del Capodanno. Assolutamente sì. Abbiamo festeggiato in due location diverse, perché io ho fatto un Capodanno come DJ e animatore presso una Proloco, sempre qui in zona, e poi invece a Liaia ha lavorato al Paradise da Alpignano, quindi anche lei come vocalist, ballerina, animatrice, special guest e quant'altro. Quindi il Capodanno vi ha diviso. Eh sì. Quest'anno sì, quest'anno è andata così. Di solito lo facciamo sempre insieme, quest'anno invece l'abbiamo diviso. Beh, tra l'altro, Anthony, diciamo subito questa cosa, è causa di Davide, abbiamo un po' di confidenza con Davide, perché pensa, io ho iniziato, mi dovete sopportare grazie a Davide a fare radio. È vero, perché... È nato tutto per scherzo, alla fine quando noi facciamo già radio poi tu ti sei addentrato con questa cosa, poi alla fine tu hai continuato, noi no, vedi, è stata una cosa. Vedi, lui insomma conduceva una trasmissione in coppia, una sera era da solo, ha detto vabbè, vengo io, no, e lui era un po' titubante, ha detto non ti preoccupare, in qualche modo mi aggiusto. Mi piace il fatto che quando hai detto vengo io, lui non ha risposto no, tu no. Hai capito, quindi? Perché sennò sarebbe cambiato. Ma perché non si osavano a dirmi no, tu no? Se no magari non lo dicevano. Poi conoscendo l'elemento... No vabbè, ma ritorniamo a quel famoso brano. Vengo anch'io? No, tu no. Ma perché? No. Lasciamo stare proprio perché. Senti, sono curioso Fabio, che genere di musica hai trasmesso più che altro a Capodanno? Cioè, fuori di quella più popolare. Davide, che genere di musica? Sì, Davide. Sì. Ah, io? Sì. Ma allora, i Capodanni, come sempre, bisogna fare un misto 360 gradi, quindi passi dal latino al liscio, al revival, alla discoteca, all'animazione, ball di gruppo, di tutto di più, perché giustamente ci sono più persone, più persone ovviamente che piace, più generi musicali, quindi bisogna soddisfare un po' le esigenze di tutti. E quindi a livello di DJ, come tutti gli anni, a Capodanno non si fa mai una selezione musicale prettamente unica, ecco, bisogna sempre diversificare un po' tutto. Diciamo che il Capodanno, come si suol dire, bisogna festeggiare, far festa, far casino, divertirsi, e quindi bisogna prendere, accontentare soprattutto un po' tutti quanti, ecco. Quindi dopo la pandemia, dopo il Covid, c'è più voglia di festeggiare o insomma c'è stata la sfuriata appena hanno riaperto i cancelli, poi adesso siamo di nuovo alla normalità? Trovi che ci sia più voglia di far festa? Bella domanda, ne parlavo proprio finito il Capodanno con gli organizzatori. Sicuramente c'è stato un cambio, le persone sono cambiate purtroppo, dico purtroppo perché sicuramente ci sono le persone che hanno voglia di far festa, ci sono le persone che amano sempre il divertimento, però hanno un'energia diversa. Quindi sicuramente questo lockdown e questa fase che abbiamo passato un po' tutti non è stata proprio... diciamo una cosa che è ancora passata, ecco, a tutti. Tantissimi non stanno venendo ancora a ballare, quindi perché magari, che ne so, hanno paura, chissà per quale motivo, non si capisce.
E quindi a livello energetico, perché io amo sempre il discorso energetico, vedo che le persone sono ancora un po' diverse. Infatti si fa anche molta più fatica a fare animazione, a fare balli di gruppo, a coinvolgere le persone a divertirsi, ecco. Diciamo che però gran parte delle persone che stanno venendo nei locali, per fortuna, si sanno divertire, ecco. C'è ancora un po' di timore, insomma, in giro. Ascolta, sì. Per quello che riguarda invece il latinoamericano, perché lui Anthony è anche insegnante di ballo, quindi di latinoamericano, io ho tentato di farmi ballare, insomma, qualcosa, ho fatto qualche corso, ed è molto bello e interessante, non l'insegnamento naturalmente, ma la storia che c'è alle spalle del mondo latino, insomma, parliamo di Cuba, parliamo di Porto Rico, e ogni tanto con te abbiamo parlato, insomma, e cioè ci vuoi raccontare più o meno quello che noi conosciamo come latinoamericano, che poi forse il vero ballo, se non ricordo male, non è proprio quello che abbiamo un po' cambiato in Europa. Innanzitutto bisogna fare una suddivisione. Il latinoamericano è un mondo, e invece le danze caraibiche sono un altro. Intanto partiamo da qui, perché tante volte si confonde un po'. Quando si dice io ballo latinoamericano, in verità il ballo latinoamericano sarebbe paso doble, jive, rumba, cha-cha, queste cose qua, che sono fondamentalmente balli coreografici e balli da gara. Danze caraibiche invece sono salsa, bachata, reggaeton, cha-cha-cha, merengue, che troviamo nelle sale, nei locali da ballo. Quindi diciamo il ballo da sala, chiamato così. E qui mi hai lanciato un attimo però una cosa vasta, nel senso che, allora, se parliamo di danze caraibiche, sicuramente tutto nasce dal mondo caraibico, quindi tutto quello che riguarda la bachata sicuramente è Santo Domingo, e tutto quello che riguarda la salsa si parla di Cuba inizialmente, partendo ovviamente da tutto quello che è la storia, quindi partiamo dalla rumba, al son, al danzonetta, al bolero cubano, poi la rueda de casino, la salsa anche qui, c'è sempre una diatriba, no? Perché uno dice io ballo salsa portoricana, l'altro balla salsa cubana, l'altro balla salsa New York style, l'altro balla salsa Los Angeles style. Allora, io sono dell'idea che la salsa è una. Poi, per questioni di commercializzare il prodotto, giustamente, noi europei abbiamo modificato tutto quello che è il mondo caraibico, e quindi abbiamo, tra virgolette, diversificato questo per causa o voler dei maestri, giustamente, per vendere di più il prodotto, e compreso sottoscritto, quindi non sto dicendo nulla di male, abbiamo diversificato quello che è la salsa Porto Rico e la salsa Cuba, e all'interno di queste due salse si sono creati dei metodi di insegnamento, ok? Però purtroppo quello che, tornando al discorso dell'energia, se noi parliamo con dei ragazzi cubani o con dei ragazzi latinoamericani o con domenicani e quant'altro, loro ballano, è un ballo da strada, è un ballo di divertimento, un ballo che devi sentirlo, un ballo di sentimento, ok? Purtroppo qui, commercializzando il prodotto, è andata un po' via questa parte qui, quindi si è tolta un po' quello che riguarda la cultura, cioè c'è pochissima cultura al riguardo, e si fa un po' i fighi, no? Come sempre noi europei dobbiamo fare un po' i fighi, e diciamo che abbiamo un po' dei limiti mentali riguardante questo aspetto qua. Io dico sempre che sarebbe bello ballare, divertirsi, basta, stop, senza stare lì a pensare se il passo è giusto, se la tecnica è corretta, se questo è fatto bene. Bisogna sentire la musica e divertirsi, punto. Poi che tu balli salsa portoricana, che balli salsa cubana, o che balli qualsiasi tipo di salsa, balla, punto, divertiti. Cioè, io sono di quell'idea lì. Quindi ho qualche speranza ancora. Fai bene a dirlo, Davide, bisogna divertirsi, però... Se vuoi fare una baciata, comunque il passo giusto pure, sai, ti aspira, perché io, infatti, a me piacciono tantissimi i balli sia caribi sia latini, e quindi, però per un motivo o un altro non riesco mai a farlo proprio come vorrei, quindi è una scuola continua, perché, però come dici te, è anche una questione di cultura, perché io sabato sera sono stato un evento qui vicino, eravamo in 400, Fabio, e ti dico, qui altro che presenze, e c'erano due DJ, un italiano e uno spagnolo. Noi ci divertiamo, ma loro è tutto un altro ritmo, è una cosa incredibile,
è incredibile, guarda, dall'inizio alla fine hanno un modo proprio di vivere questa musica, questa emozione, di proponerla, di non so, proprio è come dicevo, è una questione di cultura, l'ha ben spiegato Davide, proprio, ma tutti, da bambini di 11 anni a quelli di 90 anni, proprio tutti lì, sai, con i loro movimenti senza movimenti, cioè quei piccoli tocchi, è meraviglioso. Poi è chiaro che quel genere di musica, proprio se non ti fa muovere quello, vuol dire che qualche cosa non va. Ma infatti proprio riguardante a questo aspetto qua, a questo discorso, cioè noi dobbiamo partire dal presupposto che la musica nasce con degli strumenti musicali. Cioè, se tu vai nei paesi caraibici, loro gli dai due pentole, due pezzi di legno, ti creano la musica. Invece qui, e quella è l'energia, quella è l'emozione, cioè la musica è vita, la musica è sentimento, la musica è passione, la musica è un trasporto continuo. Qui invece purtroppo noi siamo con la mentalità europea ed è difficile arrivare a quello. Siamo un misto, siamo un po' in misto, diciamo, di diverse, naturalmente anche di diverse culture. Sì. Quindi. E calcoliamo che tutto arriva dagli africani, anche, quindi cioè, se andiamo a vedere tutto, alla fine diciamo che solo con lo studio, se tu coltivi veramente la cultura, purtroppo però qual è il problema? Che gran parte dei maestri e gran parte degli allievi non hanno cultura, quindi anche già i maestri stessi. Quindi questo è grave, questo è molto grave. Quindi quando si arriva in un paese caraibico ti accorgi che tutto quello che tu fai qui alla fine vale zero, perché qui è un prodotto, è un oggetto da vendere, invece là è passione, e quindi è diverso. Quindi, che dire, sicuramente il mondo latinoamericano è un mondo bellissimo, non è più il mondo di 15 anni fa, purtroppo, perché il mondo 15 anni fa sì, ci si divertiva molto, ci si socializzava molto, cioè non è... Adesso per farvi un esempio, se io vado a ballare in una sala da ballo, se sei bravo, devi ballare con quelli bravi. Quello che è meno bravo, magari principiante, è già difficile che balla con uno bravo. Cosa che invece 15 anni fa non esisteva questa cosa, perché era divertimento. E quindi, però, attenzione, non sto sputando su ovviamente il piatto dove mangio, ma sicuramente è cambiato molto il mondo latino. Sicuramente si è abbassata un po' quella fase di energia, quelle noi dal nostro canto come staff cerchiamo sempre di dare invece questo di prodotto, ecco perché ci diversifichiamo, perché se tu vai in una sala da ballo normalmente fanno standard sempre uguali le stesse cose, noi cerchiamo sempre di dare anche a livello energetico proprio una marcia in più, sia a livello musicale, sia a livello di animazione, sia a livello di intrattenimento, di coinvolgimento. Quando è importante poi la scelta dei brani, perché è lì proprio, poi una volta che incominci a capire anche il pubblico, perché ti studi il pubblico, come partecipano, a cosa rispondono di più, e quindi naturalmente che devi andare in quella direzione. Assolutamente, è tutto psicologia, anche in quel contesto. Cioè, un DJ bravo sa perfettamente come far alzare l'energia o far abbassare l'energia in una sala da ballo, se sa e conosce i brani, perché se non conosci i brani, giustamente tu non puoi trasferire l'energia, e quindi diventa un piattume costante. È tutta psicologia. Senti, ma secondo te, per dare energia a Fabio, che tipo di brano ci vuole? Vabbè, per Fabio ci va un brano invece un pochettino più, diciamo, reggaetonero. Hai capito. Visto che parlavi prima, Anthony, io sentivo, ci va il brano, quello del Barbera, no? Ah, Barbera e Champagne, te pare, no? Sì, quello sì, è Giorgio Gallo. L'ho messo poco prima, Barbera e Champagne. Infatti. L'abbiamo appena ascoltato. Senti, allora, però, adesso mi viene in mente tutto quello che, insomma, ci spiegavi alle lezioni. Nella stessa Cuba poi le zone, no? Ogni zona, cioè, adesso mi ricordo vagamente, cioè... ci sono salse diverse, 6 o 7 o 8 modi di ballarla solo a Cuba? No, quello no. Diciamo che ci mi sono... Mi ricordo delle regioni, che c'era le varie regioni, insomma, uno la ballava in un modo, qualcuno la ballava in un altro. No, a livello di salsa no. Quello che ci può essere è un fattore più sulla santeria cubana, quindi tutto quello che sono gli orisha. Però lì andiamo a toccare un argomento che non ne usciamo più, nel senso che
perché prima ancora della salsa, prima ancora del son, prima ancora di tutto il resto, c'è quello che è gli Orisha, quindi tutta la santeria cubana. E lì si diversifica un pochettino, ma poca roba. Ripeto, non toccherei questo argomento, perché sennò veramente andiamo avanti ora. Andiamo avanti. Però possiamo toccare l'argomento che anche la dama non deve trovare la scusa che è l'uomo che deve portarla, ma deve sapere anche cosa fare. Assolutamente sì, questo è sempre stato un mio pensiero, è sempre stato un mio cazziatone nei corsi di ballo alle donne, perché spesso le donne tendono a dire: ma sì, ma se mi porta bene io vado. No, perché se vuoi divertirti, e questo a prescindere che sia uomo, donna o chi sia che balla, devi sapere quello che fai. È come dire: prendo l'automobile, voglio andare 200 all'ora, ma non so come darci 200 all'ora. E stessa cosa vale per il ballo. Se io voglio interpretare una canzone, o se voglio divertirmi attraverso e insieme a quella canzone, devo sapere quello che faccio. Quindi sia l'uomo che la donna devono sapere, devono studiare. Perché è vero, è proprio lì il bello, perché quando tu arrivi ad avere una conoscenza, una consapevolezza di quello che stai facendo, allora se tu hai un buon cavaliere o una buona dama, ti diverti ancora di più. Quindi questo è. Senti, in tutto questo, scusa Fabio, di italiano cosa ci metti dentro? Non ho capito. Di italiano, della musica italiana, cosa ci metti dentro tutto questo? Quali sono i brani più o meno, una notte di Capodanno? Di italiano sinceramente non ci metto niente, nelle serate latine. Di italiano non ci metto niente. Ci sono dei cantautori, autori e compositori italiani che fanno musica latina, sì, però di italiano è molto difficile. Ci sono dei mashup, ci sono dei remix in italiano, però diciamo che non è proprio il massimo. Ecco, adesso va un po' di moda anche tutti i vari remix delle varie canzoni di attualità, no? Tipo adesso ne prendo una a caso, Brividi di Blanco, sicuramente una canzone che in Italia è stato un successone e l'hanno anche fatta in baciata, ma non vado a metterla tutte le serate, cioè ogni tanto posso metterne una. Allora Davide, io ero con un gruppo di amici miei, eravamo a Los Angeles in un locale messicano dove era tutta musica, puoi immaginare. Però mi è venuto in mente un mio amico, un napoletano che canta, si chiama Mauro Nardi, lo conoscono parecchi. Mi è venuto in mente questo brano e sono andato dal DJ spagnolo, e io un po' di spagnolo, mastico più o meno, e gli ho detto: senti, c'è una canzone che ti vorrei far ascoltare. L'ha sentita, ha detto: questa mi piace. Erano tutti messicani, tutti messicani, Los Angeles, e Fabio, immagino un po' la fagioli, la tequila, tutta quella roba là. E gli ho fatto ascoltare un po' di questa qua, che ne pensi? Questo è core e core, un po' di ritmo, hai capito? Alla messicana. Fabio, con tu un po' di tequila e due fagioli. Senti. Si sono messi a ballare tutti i messicani, Faccio sentire il ritorno, aspetta. Poi ascoltiamo la volta. E ma la vista amore non sa parlare. Hai capito? Fosse questa amore da ma fatto prigionie a spazzarsi sta cadena. Beh, tanto per aggiungere qualche cosa pure nostro, questo è naturalmente il ritmo loro. Certo. No, ma adesso noi ascoltiamo un bel ritmo, perché entriamo nel discorso del brano che hai fatto tu, Davide, insieme a Felix, di cui ti ho mandato il file, Anthony. Se vuoi raccontarci un po' come è nato. Allora, come è nato? È nato che, allora, io conosco Felix da tantissimi anni, e oltre ad essere un collega anche un amico. E, nulla, praticamente lui stava componendo questo brano, e lui sa benissimo che io normalmente i brani così, come questo, o come tanti altri, come anche lui ha fatto altri brani,
lì propongo sempre come animazione nei locali. E allora mi ha pensato, mi ha detto: ma ascolta un po', ma lo facciamo insieme questo brano? Ho detto: bene, ok. Sono andato da lui, abbiamo iniziato a creare il testo. Ho cantato anch'io, cosa che io però non sono un cantante, però mi sono addentrato anche in questo discorso, e così abbiamo creato Sweltate. Sweltate, diciamo che è un brano che va bene in più contesti, va bene nel contesto discotecaro, va bene nel contesto latino, perché lo puoi ballare come animazione, va bene in qualsiasi tipo di contesto. Infatti è una canzone che funziona molto dappertutto. E da lì abbiamo creato questo brano, abbiamo fatto il videoclip, abbiamo girato le riprese, tutto quanto, ed è un brano sicuramente che piace sempre a tutti, perché ha questa vena, un po' l'anima un pochettino latina, ma nello stesso tempo c'è la parte, tra virgolette, come la diciamo noi, tamarra, per chi gli piace la parte discotecara. Bene. Andiamo ad ascoltare Fabio? Va. Y el latino presentando que tú Arriva, è come che arriva, bravo, bravissimo. Questa è una canzone che ha molta energia. Sì, assolutamente, ha molta energia, e infatti invito tutti i radioascoltatori e chi ci sta ascoltando sicuramente di guardare anche il videoclip su YouTube, oppure scaricarla o comprarla, che sarebbe ancora la cosa migliore, su Spotify o in qualsiasi piattaforma potete trovarla.
andate a mettere un like e ci fareste un grosso piacere, magari se la condividete in giro per tutto. Dove sarai nei prossimi appuntamenti, Davide? Dove si va da qui avanti? Ma allora, stasera Aliai è in un locale qui a, sempre qui in zona, Pancaglieri, che fa una serata di, si chiama serata caracomio, una serata con karaoke, però karaoke non una solita serata karaoke, ma dove ci si diverte tantissimo, fanno un sacco di giochi, animazione e quant'altro. Poi mercoledì abbiamo l'appuntamento fisso, come tutti i mercoledì, tutte le settimane, al Luppolo, a Roletto di Pinerolo. Poi abbiamo venerdì sera Type Club a Centallo e sabato sera Paradise a Pinerolo. Ah, bello, bello. Senti, ma per la Befana fate qualche brano particolare? Per la Befana faremo sicuramente qualche serata, più che brani. Brano no. Non c'è un brano dedicato alla Befana? Ci hai dato un bel consiglio. Fabio! Arriva che la scopa arriva quella là. Ma io ancora non ho capito perché usa la scopa. Ma questa è un'altra storia, questa è un'altra storia. E magari nel brano si potrebbe capire meglio. Potremmo fare un brano con la scopa. Quindi la Befana che scopa, non so se mi spiega, sì, hai capito? È abituata bene la Befana. Appunto, secondo me per questo motivo si è scelto quell'attrezzo lì. Bene, prego Fabio. No, sì, fate bene a ricordare che nel videoclip c'è anche Aliai che naturalmente fa parte del corpo di ballo, poi noi intanto prepareremo insomma un piccolo estratto dell'intervista, quindi inseriamo anche naturalmente tutti i link e una parte del video in modo che tutti possano vedere. Mi dispiace che Aliai, allora diciamo, Aliai è con la loro piccola creatura che sta cercando di farla addormentare, se riusciamo magari alla fine a salutarla. Magari puoi organizzare un altro appuntamento con lei. Sì, al massimo organizziamo un altro appuntamento, adesso non è ancora uscita, quindi è nella fase di farla addormentare. Sì, abbiamo una pupetta di un anno e mezzo, quindi... Va bene. Senti, salutiamo anche il Flaco, che è un bravissimo percussionista che vi accompagna spesso anche nelle serate. Come si chiama? Come si chiama? È il Flaco. Il Flaco sarebbe quello fiacco, no? No, praticamente lui, essendo molto magro, no? Allora in spagnolo si dice il Flaco, quando uno è magro. Appunto, esattamente, quello secco. Il Flaco, perché c'è sta il gordo che è quello come me, e poi c'è sta il Flaco che è quello come Davide, quell'altro come te non c'è sta ancora, Fabio, quello ancora deve arrivare. Perché sto nel mezzo io, non vi dimezzo. Appunto, hai capito? L'importante è che ci stiamo comunque, è importante che ci stiamo. Vabbè, è già una grande cosa. Ascolta Davide, vogliamo ricordare i link, le pagine, se vuoi, dove possono trovarti, insomma abbiamo ricordato che su Spotify insomma basta digitare, insomma si trova, però se vuoi ricordare bene le tue pagine. Le mie pagine, vabbè, Facebook c'è la pagina scritto DJ, quindi solo due lettere, DJ Davide Audisio, Davide Latino, quindi quella è la pagina ufficiale del DJ. Poi ci sono i vari profili, quindi sempre Davide Audisio, Davide Latino. Aliai Dea sarebbe il profilo di Aliai, e poi su Instagram invece ci trovate come Audisio Davide Latino, tutto attaccato, e invece Aliai Dea, Aliai Dea. Quindi... Senti, a New York ci sei mai stato o ancora no? Sì, siamo stati anche insieme, oltretutto, siamo stati 3 anni fa, quasi 4. Va bene, quindi recente praticamente. Quindi. Sì, molto molto bello, sì. Infatti è una tappa che vogliamo di nuovo poi tornare. Però la prossima volta ti porti pure Fabio, se no è inutile che ci vieni. Per forza. Ascolta, ma adesso mi veniva in mente che voi avete fatto anche un tour insomma fuori dall'Italia. Cos'era, in Marocco? Abbiamo fatto Marocco, siamo stati in Marocco, Polonia, e poi abbiamo fatto adesso recentemente, sempre in Italia, abbiamo lavorato a Pisa e dove è già l'altro posto? Corsico. Vabbè, poi Bergamo, anche un po' in zona. Quindi serate in tutta Italia e non solo. Perfetto, guarda, a febbraio, se per caso passate per Sanremo, vieni a salutare, va bene? Okay? Va bene, volentieri. Noi ci saremo lì. Fabio, noi ci vediamo a Milano, oppure Sanremo. Anche te magari, se hai una giornata libera, passa per Sanremo, va bene?
Va bene, dai. Possiamo organizzare, andiamo a fare. Sarebbe bello fare una serata, magari trovare un locale che poi ci ospita, ci facciamo ospitata. Vabbè, questa si potrebbe pure fare, però vedo vedere impegnato di questo, perché le fanno tutte serate lì non stop, certo. Ovunque, quindi vabbè, era un'idea. Va bene. Fabio. Va bene, dai. Allora dai, io ti ringrazio e saluteci a BI. Va bene? Grazie di essere stato con noi. Il Flacco. Di nuovo. Saluta il Flacco. Saluta il Flacco. Va bene. Lo saluto, va bene. Ciao ragazzi, grazie mille di tutto. Grazie per la musica, buona musica, buon anno naturalmente. Musica è la musica è vita, quindi in tutte le sue forme, in tutte le sue culture. Ce l'ho anche tatuato. Bravo, bravo, bravo. Anche Fabio si ha tatuato. Cosa? Non so. Non l'hai fatto un tattoo ancora, non ce l'hai? Ma ne ho uno piccolissimo, proprio all'inizio che facevano i tatuaggi, è brutto, non mi piace. Ma si può dire che cos'è? Puoi dire che cos'è oppure no? È un segreto? No, vabbè, era un tribale piccolissimo, fatto proprio all'inizio, non so neanche più in che anno. Ma quindi praticamente lui faceva pratica su di te quando si stava imparando a fare i tattoo? Esatto. Infatti. Ogni cosa serve. Ecco. Ci deve essere una cavia all'inizio. Beh, è logico. Grazie per il coraggio e la disponibilità. Ci mancherebbe altro. A parte scherzi, con la musica si scherza, si fa tutto di più, ma si vive soprattutto. Quindi grazie per questo bellissimo appuntamento. Fabio, grazie davvero per tutto quello che fai e come lo fai ogni lunedì qui su ICN Radio e speriamo in questo 2023 di farne sempre di più musica e non solo. Ok, grazie a tutti. Grazie mille, un abbraccio e voglio concludere proprio al ritmo di questa musica bellissima. Ci sentiamo.